Ma non ci fermiamo fino all'ultimo, continuiamo a progettare, ideare un sacco di robot nuovi e di novità. Perché la prima è che una fantastica idea regalo è il nostro pacco con cui si possono costruire dei robot, un pacco che arriva direttamente a casa, c'è la possibilità di scegliere tra tre fasce di prezzo diverse e si possono costruire in ogni pacco almeno 5 robot fino ad arrivare al pacco più grande in cui si possono costruire più di 35 robot. Vabbè, di qualcosa del pacco, cioè uno, se no, di qualche materiale che si può trovare nel pacco, per Ci sono i esempio. materiali elettronici come i motori, Tipo, le luci, poi ci sono tutta la parte per costruire il corpo dei robot come i bastoncini, le cannucce e poi ci sono tutta la parte di decorazioni perché ogni robot va decorato e la parte di creatività è importante tanto quanto la parte funzionale del robot come in ogni nostro laboratorio e infatti potete trovare occhi, pompon o anche materiali un po' più strani come la schiuma ma c'è poliuretana. solo il materiale, diciamo, di consumo o c'è anche qualche materiale non di consumo? Nei due Tipo. pacchi più grandi c'è l'acqua da caldo anche. Ok, quindi che è abbastanza importante per costruire dei robot un po' più complessi, un po' più grandi, E poi c'è anche un po' più lo scotch resistenti. telato. Scotch, eccetera, eccetera. Quindi andate a vedere E sul poi nel sito. pacchetto più grande c'è anche una cosa fantastica, che sono un sacco di pezzettini stampati in Gadgets. 3D, di animaletti stampati in 3D che si muovono anche. E poi anche la maglietta audio fashion con il nome stampato dietro del bambino, del ragazzo, Personalizzato. personalizzata. Però Ok. è anche è un robot, sono dei pacchi anche per adulti, perché degli adulti che vogliono provare a costruire, mettersi in gioco, dato che in ogni pacco, soprattutto nel più grande, ci sono molti molti componenti, si possono costruire anche robot con molti motori. Sì, si possono unire più motori, insomma, circuiti in serie, in parallelo, lì poi Sta a ognuno voi può. divertirvi. Sì, ognuno si può divertire come vuole. E poi. E poi un'altra idea regalo invece, una completamente diversa, che sarà poi un vero e proprio nostro evento, un evento completamente nuovo che non abbiamo mai fatto, che è la gita. Quindi insieme a noi Ma non da andremo. noi, perché No! gite da noi ci sono già, quindi tutte le scuole possono già venire da noi, lo ricordiamo, quindi i gruppi organizzati possono venire nella nostra sede che tra l'altro adesso è anche allargata, È quindi più poi grande! l'anno prossimo vi facciamo vedere, facciamo fare un tour, perché Sì. l'abbiamo mostrata un po' così, ma perché in realtà c'è ancora qualche dettaglio da Eh finire. sì. Appena è tutta pronta facciamo un bel tour e vi facciamo vedere i nostri nuovi spazi. Però andiamo in gita Però in realtà questa outdoor, andiamo da volta un'altra andiamo parte. da un'altra parte, quindi non è una gita da noi, ma è una gita con noi. Con noi. È una gita con noi perché Off Passion vi porta in gita, ma non nei posti classici, no, nei posti dove non vi fa entrare nessuno, cioè nelle aziende. Off Passion vi porta nelle aziende e la prima azienda che abbiamo deciso Fare di è di scegliere, scegliere è Small diciamo. Fit K, che è qua ad Alessandro in zona di Tre, e con loro faremo una gita molto particolare tutto il giorno, in cui al mattino faremo una visita in stabilimento e poi al pomeriggio costruiremo un robot fatto con i pezzi della loro produzione, quindi un Più i pezzi robot of più passion, pezzi offerti. quindi insomma una somma di cose, Che fa un robot ancora più bello. sì, fa un robot super bello, e quindi ci sarà un'intera giornata dedicata ai bambini in Sì, realtà, quindi trovate poi tutti i dettagli, 3:15. sì, tutti i dettagli ovviamente sul sito, ci sono già le pagine dedicate, e per la parte della mattina dove ci sarà la visita all'azienda, Possono partecipare anche i possono genitori. partecipare i genitori, anzi in realtà devono partecipare i genitori per la sicurezza aziendale. Ok, invece per la parte del pomeriggio, dove ci sarà il laboratorio da 3 ore, Genitori possono andare a fare un giro. i genitori possono bellamente andare via, come diciamo tutte le volte, le nostre, perché quello sarà effettivamente un nostro laboratorio all'interno della sede di Smurfit, con i materiali Smurfit, come abbiamo detto, quindi Tutti i materiali loro. strani, noi stiamo progettando il robot adesso. Esatto, Ci sono questi dei sono alcuni dei loro gommini. pezzi, non vi facciamo vedere niente perché siamo ancora in fase, cioè vi facciamo vedere poco perché siamo ancora in fase In di progettazione. progettazione del prototipo. E è un'azienda molto molto all'avanguardia, anche se magari nella La realtà conosciamo. alessandrina non ce l'aspetteremmo, perché per esempio ci sono grande parte, quasi tutta la parte di produzione automatizzata, quindi ci sono praticamente gli Non delle, umani, degli stampi giganteschi, ci hanno un sono gli sacco di umani che robotica. controllano. Ma la cosa più bella
o almeno quella che ha colpito più noi, sì. A parte anche lì tutta la parte di prototipizzazione, pardon, che è fatta con stampanti 3D, quindi anche nel mondo del materiale plastico ormai la stampante 3D è diventata un oggetto importante per fare dei test, e l'abbiamo visto anche lì, sì, che la usano. Ma la cosa più bella, la cosa che ci ha colpito di più, infatti stavo arrivando a quello, è la diciamo la movimentazione della merce all'interno dell'azienda, dello stabilimento, automatica, perché ci sono i muletti che si muovono completamente in automatico, quindi voi come vedete questi muletti giganteschi che muovono una quantità di plastica pazzesca in maniera completamente automatica. Ovviamente ci sono degli allarmi, delle campane che diciamo avvisano quando il muletto è in movimento, e ovviamente il muletto ha tutti i sensori di prossimità, per cui nel caso in cui trovi un oggetto davanti al suo percorso, ovviamente si arresta con... Funziona come la Tesla! Sì, esatto, è una guida autonoma all'interno dello stabilimento, ma è molto bello perché fa impressione. E poi, un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco, mm-hmm, è che il loro prodotto finito, quello che poi andranno a installare su altri componenti, è composto da più pezzi, e loro li assemblano, anche quelli, dopo che hanno stampato tutti i pezzi singoli, li assemblano in automatico un robot. Quindi la produzione è molto, molto interessante, anche la qualità, c'è una parte bellissima. Dove noi l'abbiamo già visto, ma con voi lo vedremo ancora meglio. Noi l'abbiamo già visto, e ovviamente tutta questa parte che noi vi stiamo spiegando un po' alla veloce adesso verrà fatta molto bene quel giorno lì, con del personale ovviamente Smurfit, che conosce a menadito le macchine e farà una spiegazione per i bimbi. Quindi ovviamente i bimbi potranno vedere, ovviamente non potranno toccare esattamente il macchinario in movimento, però sì, il prodotto finito lo potranno toccare, lo potranno portare a casa, poi ovviamente avranno la possibilità di utilizzarlo anche per costruire il nostro robot, come abbiamo detto. Quindi questa è un po' la giornata. Vi aspettiamo. L'idea regalo perfetta, o anche per chi vuole regalarsi una cosa nell'anno nuovo. Sì. Ricordiamo la data, che forse non l'abbiamo ancora detta, è il 19 di gennaio. Sì. Quindi 19 gennaio. È un modo perfetto per iniziare l'anno. Diciamo che è una domenica, quindi potete venire tranquillamente, genitori, non dovrebbe essere un problema, perché abbiamo scelto proprio quel giorno lì per far sì che possano venire più persone possibili. E l'ultima cosa che non ho detto, mi raccomando, i posti saranno super limitati, perché la visita in azienda è una cosa ovviamente che non può essere fatta in grandi gruppi, quindi i posti sono limitati, mi raccomando, se volete venire iscrivetevi il prima possibile, perché potrebbero andare a ruba, anche perché una parte dei posti ovviamente è dedicata ai figli dei dipendenti Smurfit, quindi agli esterni, cioè ai bimbi che portiamo noi, consigliamo di iscriversi il prima possibile, perché i posti potrebbero finire. Ok, mi raccomando, quindi non lasciate passare troppo tempo. Sì. Direi che basta. Vi aspettiamo. Sì, noi vi aspettiamo. E noi andiamo avanti a costruire robot. E andiamo avanti a progettare. Ciao! Ciao!